Buongiorno carissimi amici di HP Pure Biker. Siamo ancora qui con il gruppo di motociclisti, quindi le moto le conoscete già dell'altro video, insomma. Qui in mezzo c'è una quantità di insetti veramente imbarazzante che mi si stanno spiccicando sul casco. Tra un po' mi servirà un tergicristalli perché non vedrò più nulla. Non ho più pallida idea di quale sia la strada, quindi devo stare dietro a loro per forza. Cirniago, mai stata prima qui in vita mia. Ma va bene, mi piace conoscere posti nuovi. E a momenti c'è picchio pure il volo. Fantastico. Dobbiamo andare di là poi? Dobbiamo andare di là poi? No, di qua. Di qua? Quando di là vai a Mete. Ah, ok, ok. Qua due tempi. Ciuccia! Ah. Va ma ciuccia! Due tempi delle patatine. Siamo ripartiti con il due tempi che deve andare piano, perché se no rimane a piedi. Non prenderò mai un due tempi. Dove vai? Ma cosa fai? Ma non saluti nemmeno! Antipatico! Va bene, va bene, va. Beccate lo sparo tra i 225. Mi sa che grande più l'onda in sparata. Ah sì, la RC rimane indietro. E siamo lì. Ma sa che seguagliano con le prestazioni. Insomma, quando riuscirò a cambiare questa, non ho idea di quando, davvero, perché finché non trovo un lavoro me lo posso tranquillamente scordare. Però potrei farci un pensiero se quella nuova fosse così dinamica o anche di più. Ebbene ragazzi, che dirvi? Io vi sto portando dei motovlog assolutamente privi di contenuto, nei quali parlo e blatero e basta. E soprattutto non ho idea di che strada stiamo facendo. Che palle! Si riparte, si spera per l'ultima volta. E siamo in Mortara. Ora ragazzi, non so quando si scaricherà la GoPro, ma purtroppo non ho il caricabatteria. E quindi vi
saluto adesso e poi se avrò qualche altro sproloquio da fare e magari lo sentirete, sarà perché la GoPro ha resistito ancora un po'. Quindi un saluto da HP Girl Biker, che dalla prossima volta vi porterà contenuti, cioè tante belle risposte al Q&A, che ho visto che state facendo tante domande. Un saluto da HP Girl Biker, prima che la GoPro muoia! Quanti dossi c'è in sta città? Puzza de benza, mamma mia! Ma che è sta puzza? Non potete capire, raga, c'è una puzza incredibile! Proprio come se avessero imbevuto le strade di benzina, è tremendo! Stai perdendo benzina! Ehi! Porca troia! Ecco perché sentivo puzza di benzina. Era quello, cazzo! Sì, comunque via da in mezzo alla strada, ragazzi. Spingi la mano, mettila in folle. No, non accenderla, che rischi. Sì, tremendo. Da là in fondo sentivo puzza di benzina. Infatti vedevo una striscia per terra, ma non mi sono resa conto che veniva da lui. Me ne sono accorta adesso. Quindi l'hai sistemato col culo in riparazione. Probabile. E qua bisogna chiamare un carro attrezzi per forza. Lo traini. Ma trainarlo è pericoloso. Sì, no, ma lì cioè, si è aperto proprio il serbatoio sotto da qualche parte. È l'iniezione. Ha perso l'iniezione per benzina. Guarda, lui ha appena girato il quadro, quindi doveva perdere benzina dall'iniettore. Sì, perde l'iniettore. Certo, allora può essere il... collettore che collega l'iniettore al motore. No, il serbatoio all'iniettore. Magari... Quella è la carta che fa più grande? Sì, la carta. Ma si vede che si è allentato il manicotto o qualcosa del genere. Cioè, perché se quando gira l'iniezione perde, quando gira l'iniettore spara dentro un po' di benzina. Per... Infatti inviare la porta. Ma è lo stesso che te la porta. Non credo, penso che la devono passare con qualche coppia. No, c'è questo qua, prova a montare. Cosa? Qua c'è questo fuori confortato. Che è freddo, ragazzi? Il cavaliere? Ma cosa dici? Non sto scherzando. Ma fa anche l'officina KTM. E qua? Credo. E dove sei l'omodino? Però domenica è chiuso. No, quello lì non è... Qui è un posizionario. Qua è un posizionario. Che sfiga. Ma lì si vede che c'è qualcosa di allentato che ha mollato per forza, magari con le vibrazioni era già qualcosa di allentato, con le vibrazioni si è smollato del tutto e
Facciamo una cosa però. Mettiamoci dall'ombra, sono qua. Sì, qua cuociamo. I see the sky.